Sono ripartite le procedure per la costituzione del Consiglio della nuova Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. Mauro Giannattasio, nominato commissario ad acta dal Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda il 16 febbraio scorso, ha pubblicato il 1 marzo l'avviso pubblico previsto dal processo di riorganizzazione delle Camere di Commercio voluto dal Governo, che prevede che gli enti camerali passino da 105 a 60. Il procedimento di unificazione, come si ricorderà, aveva subito uno stop a seguito di un ricorso alla Corte Costituzionale da parte di alcune regioni italiane. La tabella di marcia si farà adesso più serrata, le organizzazioni imprenditoriali, sindacali, dei lavoratori, le associazioni dei consumatori, gli ordini e i collegi professionali delle province di Ferrara e Ravenna avranno 40 giorni di tempo, entro le 17 di martedì 10 aprile, per documentare il proprio grado di rappresentatività ai fini della ripartizione dei seggi del Consiglio della nuova Camera di Commercio. Intanto, 8 associazioni di categoria ferraresi hanno inviato una lettera ai tavoli imprenditoriali di Ferrara e Ravenna con una precisa richiesta. Il futuro presidente della Camera Unificata sia una figura imprenditoriale di indiscusso valore imprenditoriale e morale, dotato dell'autorevolezza che il difficile ruolo assegnatogli impone. La lettera è firmata da CNA, Lega Coop, Confindustria Emilia, Confcooperative, Confartigianato, CIA, Confagricoltura, Coldiretti. Di fatto si tratta di una sconfessione dell'accordo stretto tra Ascom e Confesercenti, che infatti non firmano la lettera, per portare alla presidenza della nuova Camera di Commercio non un imprenditore, ma il direttore di Concommercio Ravenna, Giorgio Guberti. A gennaio l'occupazione nell'artigianato e nelle piccole imprese ha ripreso a crescere, segnando un aumento dell'1,7% rispetto al mese di dicembre del 2017. Lo rileva l'Osservatorio Lavoro della CNA, spiegando che l'incremento è trainato soprattutto dai contratti a tempo indeterminato, che registrano un significativo più 80,1% su gennaio 2017. Evidente indicatore di una crescita economica robusta e prolungata nel tempo. La variazione congiunturale positiva di gennaio è la più alta da quando esiste l'osservatorio, merito del boom di assunzioni. Nel primo mese del 2018 i nuovi posti di lavoro nelle imprese artigianali, micro e piccole sono aumentati del 56,4% su gennaio 2017, quando erano cresciuti solo dell'8,2%. Continua la nota della CNA, concludendo che ad aumentare sono state anche però le cessazioni, più 34,4% rispetto a gennaio 2017, rimaste in linea con la crescita registrata l'anno scorso.